Il Teramo torna al Bonolis per affrontare la corazzata Modena, impresa ardua sotto tutti i punti di vista, ma vietato non provarci, soprattutto perché proprio all'andata i biancorossi uscirono indenni dalla trasferta nella terza gara d'andata. Teramo col 3-4-3, ormai modulo scelto per l'inizio delle ultime gare, stavolta nel tridente D'Andrea, Bernardotto e Malotti, da sinistra a destra. Modena con qualche sorpresa, ma bene o male i migliori ci sono tutti o quasi. Il Teramo parte con coraggio e dopo 7 giri di lancette ha l'occasione per cambiare in volto il match. L'incursione di D'Andrea viene fermata in modo irregolare da Magnino. Carella di Bari vede tutto e indica la massima punizione. Capitano Arrigoni, freddo e glaciale come la temperatura del Bonolis, incrocia col destro e mette la freccia del sorpasso. 1-0. Il Teramo insiste e poco prima della mezz'ora sfiora due volte il raddoppio. Prima Malotti si mette in proprio col mancino, col pallone che gira poco fino a spegnersi sul fondo. Poi ancora il 7 col tiro cross dove i suoi compagni non arrivano. Gagno invece sì e blocca. Il Modena risponde sull'azione seguente, ma il mancino di Tremolada va fuori dallo specchio. Tesser invita i suoi ad alzare il baricentro e i canarini rispondono presenti. Minesso colpisce in tuffo di testa, ma super Perrucchini è bravissimo sul primo palo. Al minuto 34 Arrigoni, migliore dei suoi, cerca addirittura la battuta da calcio franco. Tiro forte e poco alto, ma Gagno sembrava in traiettoria. In un minuto il Modena mette il Teramo alle strette. Due colpi di testa creano imbarazzo alla difesa biancorossa, ma alla fine il tutto dice bene a Perrucchini e compagni. Perrucchini che però non può nulla sulla perla di Tremolada, col Teramo che s'addormenta sulla battuta anticipata di Gerli, calcisticamente davvero un passo avanti. Il mancino merita applausi e replay. Nel secondo tempo, appena il Modena si affaccia in avanti, si procura l'occasione che alla fine deciderà la contesa. Soprano, un po' ingenuo, commette fallo su Ogunseye e anche stavolta per Carella è calcio di rigore. Tremolada va sul dischetto e fredda Perrucchini, che arriva solo a sfiorare il cuoio. Il Teramo non molla e al minuto 17 ha la palla più nitida per trovare il pari. L'azione si sviluppa sulla destra e dopo corta respinta Malotti è il più lesto. Gagno è straordinario per istinto e reattività, ma nel replay è apprezzabile soprattutto la coordinazione del 7 biancorosso. Nemmeno mezzo minuto e Soprano, voglioso di rifarsi, colpisce con la nuca e solo pochi centimetri lo separano dalla gioia. Nel recupero il Teramo col 4-3-3 dopo alcuni cambi si sbilancia e il Modena in ripartenza può fare male. Di Paola calcia bene, ma il palo evita un passivo ingeneroso davvero per il Teramo. All'ultimo secondo i biancorossi guadagnano un angolo, ma Carella, orologio alla mano, decide di non far battere il corner e scattano le proteste. E allora finisce così, col Teramo capace di ingabbiare i canarini per un tempo intero. Poi la classe di Tremolada ha permesso alla capolista di riprendere il volo.